Ciao ragazzi! Prima di addentrarmi nel tema di oggi, ho una cosa importante da dirvi. L'8 ottobre uscirà il mio primo libro, un viaggio attraverso luoghi oscuri e storie ghiaccianti. Vi chiederete perché ve lo stia dicendo con così largo anticipo. Ebbene, perché i protagonisti di uno dei capitoli del mio libro potreste essere proprio voi. Sei stato protagonista di un aneddoto, una vicenda oscura o una storia inspiegabile? Raccontamela. Tra quelle che mi arriveranno, sceglierò le migliori e le inserirò nel volume. Per avere questa opportunità, devi solo mandarmi un'email a questo indirizzo, indicando nell'oggetto la mia storia per il tuo libro. Mi raccomando, questo punto è importante per evitare che i messaggi vadano persi. Chiaramente, quanti più dettagli mi farai avere sulla vicenda e quanto più sarai in grado di appassionarmi e catturare la mia attenzione, più opportunità avrai che la tua storia sia la prescelta. A proposito, se dovessi avermi già inviato la tua esperienza in passato, per favore, rimandamela. Aspetto le vostre mail, ragazzi. E adesso sì, possiamo passare all'argomento di oggi. Vi ho parlato moltissime volte di misteri legati al mondo di internet e delle reti sociali. Enigmi come quelli di Cicada 3301 o 11bx1371 sono ormai dei classici. La maggior parte di essi sono rimasti irrisolti e continuano ad essere investigati. Dopo moltissimo tempo sono ancora oggetto di teorie per scoprirne il vero significato. Ma ce ne sono alcuni che si sono, per così dire, persi nel tempo. In particolare uno, il più vecchio di tutti, quello che potremmo considerare l'enigma per eccellenza. Un mistero singolare sul quale nessuno è mai riuscito a far luce. Ecco quindi Markovian Parallax Denigrate, il più antico mistero di internet ancora irrisolto. Nel 1996 internet era decisamente diverso da come lo conosciamo oggi. L'interazione tra utenti, attualmente, grazie alle reti sociali, è qualcosa di estremamente facile. Ma in quegli anni, pagine come Facebook, solo per fare un esempio, non esistevano di certo. Uno dei servizi a disposizione, però, per comunicare con altri utenti, era Usenet, una rete mondiale formata da migliaia di server connessi tra loro. In questi server venivano raccolti articoli, messaggi o post organizzati in gerarchie tematiche. Se si era interessati ad un argomento in particolare, si poteva accedere al thread specifico per quel tema e consultare tutte le informazioni che erano state postate sullo stesso. Un po' come succede in un forum, per intenderci. E fu il 5 agosto del 1996 che le discussioni di Usenet vennero letteralmente invase da centinaia di messaggi, tutti uguali. Un insieme di parole apparentemente senza senso logico, scritte una dietro l'altra, senza punteggiatura. Il messaggio, esattamente come un'email, era provvisto anche di un oggetto, che in questo caso era rappresentato dalle tre famose parole Markovian, Parallax, Denigrate. Si tratta di pura fortuna se una copia è stata conservata negli archivi di Google per così tanto tempo e se quel messaggio lo possiamo ancora leggere. Eccolo qui. Immaginate la reazione di chi lo ricevette a suo tempo. Ora, se non sapete l'inglese, vi basti sapere che non è altro che una cozzaglia di termini senza capo né coda. Credo che non ci sia miglior modo per descriverlo. In mancanza di indizi in merito alla sua origine o al suo significato, si pensò che potesse essere un messaggio scritto in codice. Il problema è che nessuno aveva la minima idea di come poter decifrarlo. Esattamente come succedeva per le Number Station, le famose stazioni radio di origine sconosciuta, dove venivano lette sequenze di numeri, parole o lettere senza apparente significato, qualsiasi tentativo di scoprire cosa nascondesse quel messaggio sembrava essere destinato a fallire. Tra l'altro, questo parallelismo con le Number Station
venne proposto moltissime volte, tanto da far credere che Markovian Parallax Denigrate avesse strettamente a che fare con le stesse. Ma nessuno riuscì mai a provare questo presunto collegamento. Secondo un'altra teoria, il messaggio potrebbe essere stato generato da un primo rudimentale bot. Questo lo si dedusse dalla parola Markovian contenuta nell'oggetto. Markovian, infatti, potrebbe riferirsi a un processo di calcolo chiamato catena di Markov, che viene utilizzato nella programmazione di chatbot. Ma se questo fosse vero, c'è anche da dire che nessuno fu mai in grado di identificare il programma in questione. Quindi il tutto rimane una semplice supposizione. Di fronte ad un vicolo cieco, l'indagine venne abbandonata per parecchi anni e il caso venne etichettato come un semplice mistero risolto. Ma fu nel 2006 che un gruppo di investigatori del web decise di riaprire il caso e studiarlo molto più a fondo, per arrivare finalmente a qualche indizio che potesse far risalire al vero autore del messaggio o chiarirne l'origine. E contro ogni aspettativa, ecco scoperta una traccia. Negli archivi di Google, nella stessa data in cui su Usenet era apparso il messaggio criptico Markovian Parallax Denigrate, una persona aveva postato le stesse parole nel forum alt.religion.christian.bostonchurch. Il nome dell'autore di quel post era Chris Brockridge. Risalendo la sua email, però, si scoprì che dietro quel nick si celava un'altra persona. Un personaggio molto controverso a quell'epoca, Susan Lindauer. Susan era un'attivista pacifista americana ed ex membro del Congresso degli Stati Uniti. Nel 2006 si trovava in carcere, condannata per tradimento, ma venne rilasciata l'anno successivo dopo essere stata dichiarata mentalmente instabile. Su di lei è stato detto davvero di tutto, anche che fosse in possesso di informazioni scottanti sul governo degli Stati Uniti. Vista in questo modo, come non pensare che il messaggio Markovian Parallax Denigrate potesse nascondere proprio un oscuro segreto che avesse a che fare con il governo del suo paese, un comunicato che avrebbe potuto metterlo in ginocchio. Ma ci tengo a sottolineare che queste sono solo congetture, visto che Susan dichiarò più volte di non avere nulla a che fare con quel messaggio. In mancanza di prove schiaccianti, le accuse non potevano avere nessun valore. Personalmente, non escludo che Susan possa essere stata davvero l'autrice del messaggio sul forum Boston Church, ma chi ci assicura che sia stata anche la creatrice del post su Usenet? Voglio dire, una persona qualunque avrebbe potuto recuperare il post criptico e riportarlo su qualsiasi altra pagina web, giusto? Tra l'altro, non è nemmeno sicuro che l'indirizzo email, presumibilmente associato al nickname Chris Brockridge, appartenesse davvero alla Lindauer. Insomma, ci sono troppi elementi incerti in questa vicenda. Sia come sia, Markovian Parallax Denigrate rimane senza dubbio uno dei misteri più affascinanti del web, uno di quelli che probabilmente non saranno mai risolti, ma che rimarranno nella storia di Internet per gli anni a venire. Ma voi cosa ne pensate? Cosa potrebbe nascondere quello strano messaggio? E perché è stato pubblicato su Usenet nel lontano 1996? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.